Libri di Liliana Russo. L'ultimo guerriero è il nuovo romanzo di Massimo Lugli, bravissimo giornalista e scrittore. In un pianeta devastato da epidemie, crisi economiche e non solo, vige la legge del più forte tra i gruppi degli esclusi e irregolari. Massimo, sembra un po' un romanzo alla Blade Runner. Sì, in realtà è un romanzo distopico, ma è un'idea che avevo in testa da parecchio tempo, ma non così estrema, nel senso che immaginavo città che fossero invase da animali, gabbiani, cinghiali, lupi, come sta succedendo nella realtà, quindi con grandi difficoltà di spostamento, i rifiuti, eccetera. Poi è venuto il Covid, e il Covid, parlo di quello vero, perché ho iniziato a scrivere questo romanzo durante il primo lockdown, e quindi ho cominciato a pensare che tutte le contraddizioni, non solo le epidemie, ma abbiamo visto che l'epidemia porta con sé una spaventosa crisi economica, e la crisi economica aumenta le disuguaglianze sociali, e si può arrivare per questo addirittura a pensare a una crisi energetica globale, riscaldamento, cioè tutto, che praticamente il mondo implode. Questo è lo scenario che io ho immaginato, catastrofico, ma non per tutti, nel senso che una piccola parte del mondo ha conservato tutto quello che aveva. E sono irregolari, praticamente. Irregolari, esattamente. Vivono in ville blindate, hanno le computer, lavorano, guadagnano, hanno una vita sociale, anche se limitata, perché ci sono gli esclusi. È la maggior parte dell'umanità regredita allo stato primitivo, feroce, perché è tornata a livelli di ferocia primordiali, quindi combatte con armi di fortuna, ma archi, pugnali, per accavarrarsi un po' di cibo, un pezzo di terra, eccetera. Nella narrazione si capisce che questa situazione è andata via, via degenerando, cioè non è stata un'esplosione nucleare, ma bensì è stata una serie di catastrofi, una dopo l'altra, che alla fine hanno ridotto il pianeta in questo stato. Ora, non raccontiamo altro, diciamo soltanto che poi in tutto questo scenario un po' apocalittico ci sono anche persone normali, appunto irregolari, che vivono storie d'amore, ma anche dove ragazzine vengono rapite, e quindi insomma ci sono anche delle inchieste, è un libro molto interessante. Quindi L'ultimo guerriero, l'unica legge rimasta è quella del più forte, di Massimo Lugli, è pubblicato dalla Newton Compton. Sono Liliana Russo, buona lettura e a domani.